Teramara ha closed il nome dell'operazione contro l'andrangheta portata a termine questa mattina da carabinieri, polizia e guardie di finanza nella provincia di Reggio Calabria e in altre regioni d'Italia. In totale sono 48 i provvedimenti di custodia cautelare, 44 in carcere e 4 agli arresti domiciliari emessi nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazioni di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, trasferimento fraudolento di valori, procurata in osservanza di pena e porto illegale di armi commessi per agevolare l'andrangheta locale. Oltre agli arresti e alle perquisizioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato anche beni per un valore totale di oltre 25 milioni di euro. L'inchiesta della DDA Regina, sviluppata tra il 2012 e il 2016, ha consentito dunque di delineare gli assetti e l'operatività delle cosche Avignone, Zagari, Fazzalari, Viola, a cui sono collegati con autonomia funzionale i gruppi Sposato Tallarida e Maio Cianci, entrambi attivi nell'area di Taurianova e nelle zone limitrofe. Le indagini inoltre hanno documentato attività intimidatorie con danneggiamenti ed estorsioni, hanno disvelato l'infiltrazione mafiosa nel comune di Taurianova nel settore degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, il condizionamento del campo dell'edilizia e di quello alimentare, il controllo e la direzione delle intermediazioni immobiliari e delle produzioni serricole delle energie rinnovabili. Secondo quanto emerso inoltre dall'attività investigativa, alcuni dei soggetti arrestati attraverso un sofisticato circuito criminale avrebbero favorito la ventennale latitanza di Ernesto Fazzalari, esponente di spicco dell'omonima consorteria criminale, e catturato dai carabinieri il 26 giugno dello scorso anno. Taurianova, un paese per anni ostaggio dei clan, e questo è il quadro che emerge dall'inchiesta Terramara Closed portata a termine questa mattina con l'arresto di 48 persone. Fra loro infatti ci sono l'ex sindaco Domenico Romeo e il fratello, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, e l'ex assessore Francesco Sposato, cui viene invece contestata l'associazione mafiosa perché è ritenuto il politico di riferimento dell'omonimo clan all'interno dell'amministrazione. Alla guida del comune nel 2009, poi mandato a casa per ordine del Viminale che ha sciolto il consiglio comunale per mafia, quindi nuovamente candidato ed eletto per poi andare incontro ad un nuovo scioglimento della giunta. Per lungo tempo Romeo si è accreditato come vittima dei clan perché destinatario di una serie di pesanti intimidazioni. In realtà, secondo gli investigatori, Romeo era il punto di riferimento di uno dei clan in un paese stritolato dagli appetiti mafiosi di famiglie diverse. Il piccolo centro della piana di Gioia Tauro, che per anni ha coperto l'ultraventennale latitanza del boss Ernesto Fazzalari, è stato per anni in mano al clan Avignone, Zagari, Fazzalari, Viola e alle famiglie loro collegate, tra cui gli Sposato Tallarida da una parte e i Maio Cianci dall'altra. Cosche legate fra loro, ma spesso in contrasto a causa di comuni appetiti, alimentando la tensione a Taurianova prima di trovare l'equilibrio e spartirsi il ricco bottino. I clan infatti controllavano tutte le opere pubbliche, l'edilizia privata, il settore alimentare, le intermediazioni immobiliari, oltre alle produzioni serricole e le energie rinnovabili. Un patrimonio di aziende, imprese, terreni e stabilimenti individuato dalla Guardia di Finanza, che oggi ha messo sigilli a beni per oltre 25 milioni di euro. Era scomparsa da circa un mese senza che di lei si avesse alcuna traccia. Una donna di origini ungheresi, Ilona Canalas, di 67 anni, da tempo domiciliata a Monte Giordano, è stata trovata morta in un dirupo. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione dell'anziana, che pare soffrisse di crisi depressive, è stato trovato da un contadino all'interno del canale Garibaldi, nella frazione marina di Monte Giordano. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri. Sono due le operazioni effettuate tra ieri sera e stamattina nel Cosentino da parte della polizia. I dettagli sono stati resi noti nel corso di un'unica conferenza stampa. A Castrovillari arrestati due cittadini albanesi per detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di eroina e marijuana. La polizia da tempo indagava sui traffici dei due, arrivando a scoprire che tenevano nascosta la droga in una lavatrice all'interno di uno stabile. Già ad inizio anno altre 8 persone erano finite in manette nel corso dell'operazione. Operazione denominata Black Horse, da cui scaturiscono gli arresti dei due albanesi. Si ritiene che i due, avvalendosi di una collaudata rete operativa nel Salento, rappresentassero il punto di riferimento locale dello spaccio di sostanze stupefacenti provenienti dall'area balcanica. Da diverso tempo, diciamo, abbiamo qualche indicazione.
È chiaro che poi su questo ci sono altre procure interessate, quindi non voglio minimamente entrare nel lavoro degli altri uffici giudiziari, ma i canali di fornimento da noi sono prevalentemente dalla Puglia e dalla zona, diciamo, della Campania, anche se molto più frequentemente negli ultimi tempi stiamo registrando, diciamo, meno presenza di soggetti della Campania e più o della Puglia o comunque dell'Alto Ionio Cosentino. A Rossano arrestati invece con l'operazione Christmas Money 5 uomini accusati di estorsione aggravata continuata in concorso e rapina. Uno è accusato anche di lesioni personali ad alcuni commercianti pakistani che poi però hanno denunciato quanto accaduto. Soprattutto quello che emerge dal loro racconto era una sorta di incredulità, nel senso di non capire davvero perché queste persone pretendevano soldi a tutti i costi, minacciando, picchiandoli e addirittura, ecco, andavano via e asportavano roba, quindi come se fosse di loro proprietà. Quello che fa riflettere è che gli extracomunitari hanno denunciato, ma gli italiani non lo fanno. Purtroppo noi siamo troppo condizionati dalla mafia, da quello che si legge, da quello che è la storia del nostro territorio. E quindi diventiamo omertosi, diventiamo non collaborativi. E questa è la dimostrazione invece che bisogna avere il coraggio di denunciare e forse possiamo riuscire a cambiare qualcosa anche dalle nostre parti, insomma, così come è successo altrove. L'invito che faccio, se l'indiano ha denunciato, possibile che l'italiano no? Collaboriamo, viviamo tutti in un momento di crisi, però con la denuncia riusciamo a guardare oltre e ancora di più oltre. Con l'occasione il procuratore Facciolla ha ribadito la grave carenza d'organico che si registra nel tribunale di Castrovillari. Guardate, c'è una sete di giustizia che è qualcosa che non si legge da nessuna parte, però vi assicuro che c'è. Cioè la gente ormai non si fida più della politica, non si fida più anche della magistratura, delle forze dell'ordine, però continuano a vedere comunque il tribunale come l'ultima spiaggia per riparare i torti, per avere in qualche modo veramente la giustizia nel senso puro del termine. E noi purtroppo questo non siamo in grado di assicurarlo in queste condizioni. Siamo tutti impegnati dalla mattina alla sera, non conosciamo soste, sabato, domenica, giorni di festa si continua a lavorare. Però poi tutto questo si blocca davanti al deserto che abbiamo nei nostri uffici. Io ho carenze di organico, ho carenze di personale, ho carenza di mezzi. Cerchiamo di fare tanto con l'informatica, però poi non arrivano i computer, non abbiamo gli scanner che ci consentono di digitalizzare il procedimento. Allora è tutta una serie di problematiche che ci fanno dire che le cose non vanno bene così. Tutte le cose funzionano se ci sono mezzi e risorse, non scopriamo l'acqua calda, ma se si continua a pensare che siamo un costo e non un servizio, non andiamo da nessuna parte. Lo ha detto questa mattina il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, parlando della carenza di organico che si registra nel tribunale della città del Pollino. Oggi scontiamo i pensionamenti anticipati, ma non c'è stato ricambio, dice Facciolla, e i nostri uffici sono destinati a diventare deserti. Faccio i salti mortali ogni giorno per garantire l'assistenza ai magistrati, perché noi stiamo a scrivere fino alle 10 di sera, ma poi qualcuno queste carte deve registrarle, dice Facciolla, e trasmetterle al GIP per dare risposte ai cittadini, ma i tempi si dilatano se il personale non c'è. Abbiamo carenze di organico e di mezzi e tutto si blocca per il deserto dei nostri uffici. Due malviventi con il volto travisato da caschi e armati di fucile hanno tentato di rapinare una gioielleria, ma la decisa reazione della proprietaria li ha costretti a desistere e a darsi alla fuga. È accaduto a Isola Capo Rizzuto. I due banditi sono entrati nel negozio approfittando della porta aperta e sotto la minaccia di una doppietta hanno intimato alla proprietaria di consegnare loro i gioielli, ma la donna ha iniziato ad inveire contro i malviventi spingendoli fuori dal negozio e attirando l'attenzione dei presenti. I due rapinatori sono quindi scappati su uno scooter. Sul posto sono arrivati i carabinieri che di lì a poco hanno ritrovato lo scooter, i caschi ed i giubbotti usati dai rapinatori.
Su proposte del vicepresidente Antonio Viscomi sono stati approvati due importanti provvedimenti relativi al personale della Regione. Il primo riguarda l'autorizzazione alla stipula del contratto integrativo decentrato per l'anno in corso. Il secondo provvedimento riguarda l'adozione dell'atto di indirizzo per la ricognizione delle forme flessibili di impiego e il superamento delle condizioni di precarietà lavorativa. Si tratta del primo passo per dare attuazione alla riforma Madia sulla stabilizzazione. Abbinare le bellezze del territorio alla valorizzazione delle tradizioni presenti nei nostri borghi è un tema centrale per la crescita e l'attrattività della Calabria. Lo ha detto il presidente della Regione Mario Oliverio durante un convegno sulla valorizzazione della tradizione del territorio che si è tenuto al convento dei Cappuccini di Nocera Terinese. Durante l'iniziativa Ticco Meterina, Territorio, Talenti, Tradizioni e Turismo sono state anche inaugurate due mostre, una di Zampogne curata dal maestro Attilio Vaccaro, un'altra di Presepi in collaborazione con la Proloco di Monterosso Calabro. Credo, ha aggiunto Oliverio, che sia giusto puntare non solo sulla conservazione del nostro patrimonio artistico e artigiano, ma anche diffonderlo tra i più giovani. Si è spento il professor Antonio Panzarella, docente dell'Accademia di Belle Arti, giornalista pubblicista, eccezionale conoscitore della storia del teatro e del cinema italiano e animatore culturale appassionato. Il suo immenso amore per la cultura e per la Calabria lo ha portato ad organizzare, dirigere ed ideare mostre e rassegne fotografiche che hanno saputo scandagliare l'anima profonda della nostra regione, facendo rivivere visi, atmosfere e ambienti appartenuti alla Calabria più profonda e più vera. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, suo grande amico, lo aveva definito nel corso di una manifestazione tenutasi a Curinga qualche mese fa un vero e proprio archeologo dell'immagine per la sua capacità di scavare tra reperti abbandonati o trascurati riportando alla luce foto o lastre fotografiche che raccontano luoghi, persone e cose ormai dimenticate ma pure parte importante della storia calabrese. Recentemente Panzarella aveva allestito nelle sale della cittadella regionale di Catanzaro una straordinaria mostra fotografica sulla Calabria tra 8 e 900, mostra che ha avuto un enorme riscontro di visitatori ed un apprezzamento unanime. Il presidente della Regione Calabria, Oliverio, ha anche lui espresso il suo sentito cordoglio per la scomparsa del professor Antonio Panzarella, che è stato, ricorda Oliverio, uomo di grande cultura e straordinaria passione per la Calabria. Al cordoglio ci associamo anche noi di RTC Telecalabria, emittente che ha seguito sempre con grande interesse l'intensa attività di operatore culturale di Antonio Panzarella. Con Antonio la cultura calabrese perde un uomo di grande spessore e di inarrivabile passione civile. Non vedo perché si debbano accendere contenziosi se mai bisogna dar vita all'organismo della nuova Camera di Commercio che dovrà essere costituito entro 4 mesi dal 19 settembre, quindi è una tempesta in un bicchiere d'acqua. Erano state queste le parole nella giornata di lunedì del presidente della Regione, Oliverio, commentando l'insediamento del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro avvenuto nonostante lo scontro che si è aperto con la stessa regione, dopo l'elezione degli organismi avvenuta nei giorni scorsi. Secondo Oliverio commettono un errore ad insistere, noi abbiamo dato piena disponibilità all'ascolto delle sollecitazioni delle forze produttive, tant'è che avevamo deciso di indire le elezioni degli organi, però c'è stata una circolare ministeriale che ha richiamato quello che è un vincolo. Entro 4 mesi dal 19 settembre dovranno essere dati i nuovi organi alla nuova Camera di Commercio che comprende anche Crotone e Vibo Valentia. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara. No, anche noi siamo convinti che non serve avviare contenziosi, non lo avvieremo certamente noi. È chiaro che ritengo che in un momento che non è così vicino come dichiarato dal Presidente Oliverio, perché entro il 17 gennaio si avvieranno le procedure di costituzione della Camera, che nella migliore delle ipotesi, per tale intendo ricorsi già preannunciati eccetera, dovrebbero concludersi entro fine luglio, ma su questa norma c'è anche una Camera di Consiglio che durerà un mese della Corte Costituzionale rispetto ad alcuni ricorsi fatti da alcune regioni che potrebbe anche annullare completamente la legge di riforma e quindi anche tutto l'accorpamento. Quindi non stiamo parlando di una prospettiva che nella migliore delle ipotesi sono 8 mesi, ma potrebbe essere anche più lunga in caso di ricorso, del tutto durerà tutto il quinquennio. Comunque non si capisce perché, a maggior ragione se fosse così breve durata, dovrebbe essere
vietato al nostro sistema imprenditoriale di avere un'adeguata rappresentanza, soprattutto nella delicatissima fase di accorpamento, in cui è giusto che le parti si incontrino per definire di comune accordo le prospettive, l'organizzazione, quella che sarà la nuova Camera. Ecco, quindi a suo avviso chiaramente il Consiglio è legittimamente costituito? Assolutamente sì. Se non io nel mio ruolo non posso che ritenere che sia così. Del resto io ho pieno rispetto, assoluto rispetto dei pareri, delle valutazioni che fanno il direttore generale della Regione Sviluppo Economico e anche il direttore generale del Ministero. Però è chiaro, tendere bene, la Camera di Commercio è un ente autonomo funzionalmente, quindi non dipende gerarchicamente né dal Ministero né dalla Regione, quindi non sta agli ordini di nessuno, si autodetermina, si autoregolamenta, si autogoverna, non piglia soldi dallo Stato o dalla Regione, è autofinanziato dalle imprese, quindi ha una piena autonomia. Ministero e Regione hanno un potere di vigilanza che esplicitano attraverso gli organi collegio dei revisori, che però hanno una competenza di natura economico-finanziaria, o hanno capacità di intervento in alcuni casi tassativamente indicati dalla legge, che non sono i casi che ci stanno verificando. Le differenze di spesa per gli asili nido tra i comuni italiani sono ancora molto rilevanti. Secondo i dati Istat si passa dai 3.545 euro per bambino residente a Trento ai 19 di Reggio Calabria. Tra le più virtuose ci sono Venezia con 2.935, Roma con 2.843, Aosta con 2.804 euro pro capite. Sul versante opposto, oltre a Reggio Calabria, ci sono Catanzaro 38 euro e Vibo Valentia 46 euro. Costerà un euro acquistare un immobile nel centro storico di Cinque Frondi, questo quanto previsto in un bando pubblicato oggi che mira a recuperare e restaurare gli immobili ubicati nel centro storico del centro del Regino con il fine di valorizzarlo e ripopolarlo. Il comune svolgerà un ruolo di intermediario tra chi vuole disfarsi di un vecchio immobile e chi è interessato all'acquisto, garantendo la celerità nel perfezionamento della vendita e nel rilascio dei titoli abitativi per la ristrutturazione. Il progetto, nelle intenzioni del comune, aiuterà da un lato gli attuali proprietari che, per vari problemi, hanno abbandonato gli immobili, ma continuano a pagare tributi ed imposte ad essere responsabile della sicurezza, e dall'altro chi, con una cifra simbolica, vorrà investire per avere una casa nel centro della città o creare attività ricettive, turistiche ed artigianali. Cosenza, città sempre più smart grazie ad un nuovo strumento particolarmente evoluto dal punto di vista informatico, il Geoportale, un accesso diretto online alle principali informazioni che riguardano il territorio. Sia il tecnico sia il privato cittadino può avere informazioni che sono utili sia per eventuali progetti, interventi sul territorio, perché si può accedere direttamente al catasto, agli strumenti di pianificazione del comune, regionali anche, carte ingenti e tutta una serie di altre informazioni, ma anche al privato che per esempio vuole sapere la destinazione urbanistica di un suo terreno, oppure addirittura vuole sapere i contributi da pagare al comune su una singola particella, basta andare accedere al sito e posizionarsi sulla singola particella, cliccare sopra e vengono fuori tutta una serie di informazioni utilissime che altrimenti andrebbero reperite nei vari uffici. Il geoportale migliorerà sicuramente la vita dei cittadini che non saranno più costretti a raggiungere i diversi uffici, ma potranno acquisire tutte le informazioni necessarie con un semplice clic. Questo sicuramente consentirà un risparmio energetico e contribuirà alla salvaguardia dell'ambiente, riducendo l'inquinamento legato all'uso delle autovetture. È uno strumento importante, devo dire fondamentale, anche alla luce del fatto che noi stiamo per approvare adesso il nuovo piano strutturale, perché è uno strumento più diretto per i cittadini e soprattutto anche per i professionisti che a vario titolo devono accedere alle informazioni del comune. E in questo modo anche Cosenza avrà finalmente uno strumento che dà più accessibilità ai cittadini e ai professionisti, quindi diventa anche più trasparente la macchina comunale e tutti i dati, tutti i contenuti a nostra disposizione vengono immediatamente a conoscenza di tutti.
È stata una vera festa all'insegna dell'atmosfera natalizia per tutte le età promossa dall'associazione Sisai Do Cultura. Anche in questa nuova edizione Marinatale a Catanzaro quartiere Lido non ha deluso le aspettative. Grazie alla collaborazione dei commercianti e dei cittadini è stato possibile offrire una giornata di intrattenimento e divertimento, confermando il percorso di crescita della manifestazione che ha saputo catalizzare nel tempo l'attenzione degli esercenti del quartiere e dell'intera comunità, che si è sempre dimostrata sensibile alle iniziative dell'associazione, che contribuiscono peraltro alla raccolta fondi per Teleton, lungo Corso Progresso da Piazza Garibaldi, esposizioni di presepi, stand di artigianato natalizio, spettacoli musicali, animazione per bambini, esibizioni di danze e degustazione di prodotti tipici natalizi. Poi nel Parco Gaslini le bellissime luminarie. Gli eventi proseguiranno il 23-24 dicembre con la distribuzione di giochi e caramelle ai bambini da parte di Babbo Natale, proprio nell'area verde del Parco Gaslini. Buonasera a tutti i telespettatori di RTC Tele Calabria. È un piacere anche quest'anno avervi qui con noi a riprendere e monitorare tutto quello che è l'evento Marinatale, la 7ª edizione, organizzato dall'associazione Sisai Do Cultura. Abbiamo varie postazioni che vanno a toccare i gusti un pochino di tutti, dai più piccoli ai più adulti, Corso Progresso e Piazza Garibaldi con i mercatini di Natale, con gli spettacoli delle scuole di musica, di danza e recitazione. Speriamo sia anche quest'anno un successo come i precedenti e buon divertimento. Sì, è una bellissima manifestazione, grazie anche all'organizzazione creata dal consigliere Antonio Ursino. Diciamo che questa atmosfera natalizia ha riempito il quartiere di Lido, la parte centrale del corso, il Gaslini con queste bellissime composizioni fatte da un artigiano catanzarese. 7ª edizione di Marinatale 2017, ennesimo successo di pubblico, Catanzaro risponde bene, soddisfattissimo, sia io come fondatore dell'associazione Seaside, ma soprattutto quest'anno abbiamo avuto un grande successo anche con il luminare del Gaslini, grazie all'ideatore Giuseppe Bianco, che ci ha dato una grande mano, una grande idea, e poi insieme abbiamo fatto una grande squadra, insieme ai commercianti, insieme a Studi Logico. È stato un momento di unione quest'anno meraviglioso. Continua il nostro percorso nel quartiere marinario di fare squadra, legata poi a Teleton, perché noi continuiamo a raccogliere fondi per Teleton. Vi ringrazio tutti e buon Natale!